Ragazzi, non siamo in Black Mirror, quindi purtroppo non ho avuto la mia vita registrata fino a questo momento e siamo in un periodo nel quale si registra sia alla notte più fonda che alla prima mattina che il corpo mi concede di poter sfruttare senza lo svenimento. Ho finito lo scorso episodio circa le 4 e mezza, 5 del mattino. Praticamente mi sono addormentato veramente, 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 veramente tardi. Tardi, tardi, tardi. E nel dormiveglia mi sono reso conto che nella stanchezza deliziosa, perché secondo me è romanticissimo, lo scorso video è stato tra i migliori che abbia mai vissuto come videogiocatore e credo dell'intera serie, ma questo dal punto di vista del player. Io ho avuto nel mezzo sogno un ragionamento che ho detto: ma come ho potuto non farlo subito? Voi vi divertirete tantissimo perché questa introduzione è completamente sia innamorata di Baldur's Gate, sia confusa, curiosa e dal potenziale di ricordo infinito, perché verrà rivalutata anche da me stesso quando la riascolterò, quando la rivedrò, quando parleremo di Baldur's Gate, quando lo avremo giocato, rigiocato e rigiocato, perché accadrà, accadrà. È la prima volta. Sbaglio, è la prima volta in assoluto che togliendo un equipaggiamento a un personaggio questo si spoglia. È la prima volta. Vi spiego. Io, la curiosità nei confronti di Minthara mi è arrivata dall'accento, dal doppiaggio, da come si muoveva, dal fatto che fosse un personaggio ben più importante dei Goblin. E fin qua l'avevo anche inizialmente immaginata come una dei tre prescelti, cosa che in realtà palesemente non è. Ma voglio fare delle cose in diretta. Io ci sono cose che non ho fatto fino ad ora, neanche una volta. Ma ah, non posso adesso. No, invece posso forse. Sì che posso. Cioè io non ho mai... Tu puoi spogliare i personaggi liberamente. Sì. Puoi spogliarli. Intimo di cuore scuro. Sembra che potessero essere di cattivo umore. Oddio, tra l'altro, scusate, quindi puoi fare i mega meme. Scusa, Sabaku, ma ah, ok, non... Vabbè, ok, ma le mutande di Lolta sono... Che sogno, ragazzi. Scusami. Quando abbiamo tolto le armature, talvolta proprio le stesse che erano palesemente indossate a Goblin & Company, a mostri, eccetera, non si spogliavano, né avevano un intimo. L'intimo non è... L'intimo non è obbligatoriamente... Quando io ho rubato a... Devo fare un test. Questo è di gameplay. Io oggi voglio fare un'introduzione che venga ricordata come il momento di dimostrare anche la bellezza e la sperimentazione di una blind. Mi dispiace. I'm so much sorry.
Wow! Tiagra no! Ah, non è morto. No, deve morire. I wonder if this is worth the cost. Ah, giusto, ho ancora la passiva. No, no. No, non importa. Non importa. Bottino. Quindi... io ho pensato, non puoi rubare di nascosto i vestiti. Pulsione oscura. Che cos'è esattamente? È la campagna malvagia, giusto? Tu ottieni... ah, 3.27, il salvataggio del quick save. Quindi mi sono addormentato alle 4.35, non ho finito di giocare, altrimenti avrei visto il sole, infatti ho detto aspetta, che ricordi confusi della notte, ecco. Vabbè, ma dopo una giornata ero bello, bello cotto per finire l'episodio alle 4. Vi spiego, è una companion? Cioè non è soltanto dell'accampamento, è un party member, Minthara, della campagna malvagia. Si sblocca uccidendo i tiefling? E i druidi? E perché vorrebbe farlo? Per trovare l'arma? È una companion. Io ho avuto la fortuna, lei ha avuto la fortuna di non morire da quei glifi. Io ho detto, aspetta, chance, che mi frega. Questa è una scelta di gameplay, sì, non certo di roleplay. Ma l'ho fatta coscientemente. E quindi lei, oltre ad essere tutta nuda, è un... però è vero, noi non abbiamo... tutti i personaggi del del party sono tendenzialmente neutrali. Io direi che di base Astarion può essere vagamente neutrale e malvagio, ma in maniera molto soft. Caotica. Legale. Legale e neutrale? Ho sbagliato. Legale e neutrale? Sì? Neutrale buono. Gale. Caotico buono. Karlach. Caotica neutrale. Caotica buona anche lei. Will. Legale e neutrale. Se non legale buono, persino. È legale buono. È legale, ma che legale neutrale? Legale neutrale ammazzava Karlach, ma è legale buono a palla proprio. Ma neanche, no, ma è legale buono con il diavolo dietro, complimenti. E lei è neutrale malvagia. No, legale malvagia. Perché è dedita all'assoluta in maniera accecante. Quindi è un party member. Voglio farlo con voi. Questo è un momento importante per me. Usciamo dal gioco. Ecco, questa non è Minthara, non è una drow, è la diavola, è Misora. È Misora. Quindi non ci sono tutti i party member. Misora nel background è perché fa parte dello sprite di Will o perché... cioè fa parte perché la coppia Will-Misora, no? Lasciamola nelle nostre mutande. You are safe. We will not bite one another. Ragazzi, che spettacolo. Quindi, se tu ti fai una campagna malvagia, puoi avere lei come party member. Con quel carattere, con quella voce. Quindi, alla fine, usciamo da qui con solo un girino. Yes. Scusa. Un girino, perché Minthara ce l'ha con sé e Gut l'ha portato con sé. Io non credo di voler parlare con questo morto, onestamente. Però, stiamo qui. E immaginavo. Però adesso che posso ricastarlo, qualcosa brilla in casa. Allora, ragazzi, adesso è arrivato il momento di fare cose. Ossia, è decisamente arrivato il momento di fare tutta l'esplorazione dell'accampamento senza nemici, invadendo ogni possibile nascondiglio. Quindi, la grotta ci siamo stati. Abbiamo da buttare ovviamente tutto quello che non ci interessa all'accampamento nel modo più brutale possibile, tranne le scarpine di Minthara, perché è molto divertente.
chiave del torturatore per ovviamente liberarlo. A proposito, e il devoto della divinità del dolore? Sapete qual è una cosa che mi ha fino ad ora completamente basito di Baldur's Gate? Non mi sono mai ritrovato, nella situazione in cui dire «Ah, ma io volevo fare questo!» Cioè, anche nei dialoghi non sono mai stato frainteso. Oh, amici, ma siete veramente il top. Giusto, è vero, c'è ancora qualche goblin. Per ora. Is that blood? No, never mind. Io non so esattamente dove si trova il documento che mi raccontava la password per aprire la porta del tempio, ma voglio farlo old school, ragazzi. Voglio farlo old school. Ci facciamo delle foto e poi le duplichiamo. Va rileggendo, però, ovviamente, tutto quello che si trova. Io a questo punto non posso recuperare in alcun modo. Biglietto rancido. Chiave della sacerdotessa. Ah, sono i... Non è che per caso ha droppato qualcosa? Non è che per caso è un safe lock? Quel druido in piccione che Fili Canasava in giro non era un semplice avventuriero saccheggiatore di tombe. Si fa chiamare Alsen. Un brutto nome per un brutto bastardo. Ci ho scambiato due parole prima che i fustigatori portassero il suo culo peloso nei recinti. Dice che secondo lui c'è qualcosa di marcio dentro di noi. Dentro di me. Pensa di poterci dare una mano per liberarci dalla putrefazione. Io ho detto che non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno. Mai avuto bisogno. Lui voleva aiutarli. E soprattutto non ora che siamo entrati nelle grazie dell'assoluta. Io dico che presto ci sarà qualcosa di marcio dentro di lui. C'è molta carne rancida giù nei recinti e quando lo sbudelleremo mi assicurerò che rimanga in vita abbastanza da diventare un nido per i vermi. Non avrebbe avuto né la competenza né la capacità. Né la competenza né la volontà di toglierci il girino. Mi sembra veramente molto, molto antipatico da parte del journal dirmi la sua colpa era essere una goblin. Non è proprio così comunque, eh? Allora. Sì, esatto ragazzi, sono appena sveglio. Ma credo, fatemelo sapere nei commenti, non titubate, ma credo che all'interno di una serie così lunga, così completa, faccia anche piacere vedermi in più modi, perché a modo suo magari mi mangio un po' le parole, ho una capacità comunicativa distrutta, farò sicuramente tra un po' una pausetta colazione e poi riprendiamo. Secondo me non va a rovinare il ritmo, non va a violentare la qualità, ma è una condivisione anche più viva di ciò che può essere il giocare a qualcosa insieme. Tu cosa hai da dire? Spuntone. Che per un periodo ho pensato che il recast fosse uno solo. The corpse regards you lifelessly. Raccontami dell'assoluta. Speaks through true souls. Scour the land. Find weapon. Ci sono oggetti di valore nascosti qui intorno. Bushes outside. Kids were playing. Ok, li abbiamo trovati. Chi ti ha ucciso? Warrior. Had absolute touch. Che tipo di vita conducevi? Crush, smash. Esatto. Whip, scream. Give pain, get answer. Torturatore. Gold. Ah. Blood. Absolute blessing. The corpse does not stir. It will answer no more questions. Non era mio interesse fargliene neanche una. È stato divertente, però. Stato instabile? Non mi dire.
Davvero? Puoi buttarla giù? Per combattere i goblin? Ma sul serio? Your time has come. No, bellissimo. Dobbiamo rivedere tutto, anche a costo di renderlo accelerato il giusto, come avvenne a Grimforge. Ma non è una vera e propria accelerazione alla cieca questa della cam. È comunque un episodio in cui continuerò a commentare ciò che trovo, quindi sarà leggermente meno aggressiva, direi. Leggermente. Ah, non c'è più. Secondo me non è morto. Hands off! This one's ours! Its eyes follow you, shining. Its stomach grumbles. Secondo me non è detto che sia morto. Il sermone dei volenterosi. Lo leggeremo a breve. Anzi, ok, pensavo che lo raccogliesse quando hai evidenziato. Onestà, amore, collera. Molti di questi tratti sono divini. Ne esiste solo uno che noi possediamo e che gli dei non hanno. Il dolore. Geniale. Bellissimo. La nostra Santissima Signora ci invita a gioire di ciò che ci rende mortali, ad abbracciare il dolore affinché ella possa posare il suo sguardo su di noi e sapere che viviamo veramente. Dopotutto, cos'è la vita senza il pungiglione dell'agonia, senza l'angoscia di un cuore spezzato? È una vita che non viene vissuta, una vita sprecata a nascondersi dalle gioie del mondo. Nel nome di Loviatar, io vi chiedo di vivere, di piantarvi le unghie nella pelle e sapere di essere vivi, di capire chi è più forte, che più forte è il dolore, più celebrata è la vita. Che il dolore provenga dagli artigli, da una frusta, da un malessere dell'anima, sappiate che la Vergine veglia su di voi, vede le vostre sofferenze e vi ama per quello. Bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere di qua se c'è ancora qualcuno. Ah, ci sono ancora dei goblin. Guarda come ti appare il... Ragazzi. Time to strike. Cioè, non è veramente il caso. Se posso, non è veramente il caso. Non è cosa. Ma guarda, stiamo esplorando. Amici. Make it hurt. Uno. C'è alta ed è anche bassa quella di... Ed è anche molto bassa quella di Astario. Tu schioppi. Perfetto. Ti muovi. Sabaku va lì e ti gonfia come una zampogna. Movimento non sufficiente. Dai, ce la fa. Ah no, in effetti non può. One day I'll catch a break. Ho avuto un po' di... Vai. Ci sta. Ah, avevo un turno in più. Vabbè, ma sono in uno stato mentale esplorativo. Proprio non mi interessa. Cioè, non avete speranza. Neanche quella di poter chiedere pietà. Grazie. Freccia figa. Quella che mi permette di buttare giù i nemici. Corno. Cofago. Che senso è impossibile lanciare? Ma che cazzo dici? Ma veramente? Questa roba? Ma questa cosa? Il sarcofago che si sposta come un oggetto? A differenza degli altri? Ok. Maybe I need more pickups. Forziere dorato. Questo avrà qualcosa di mintara, forse? Scintillacqua. How do people do this all day? Quando ti trovi su una superficie d'acqua in combattimento, diventa elettrificata.
Ma la combo scarica elettrica è così forte? Perché comincia a sembrare veramente una sorta di build pazzesca. Con questa sì, soprattutto. Cioè, ti crei acqua sotto i piedi, autonomamente. Ci devo pensare, perché se ti generi acqua sotto, prendi le cariche elettriche e poi cominci a scaricarle, hai già cominciato a fare un loop. Una mappa dell'area locale elegantemente disegnata a tratti di penna. Il capo dei goblin è contrassegnato indelebilmente in inchiostro verde. La parola Kjontar è scritta a caratteri ondeggianti in basso, dove scorreva il grande fiume. Tre luoghi aggiuntivi sono stati annotati. Le parole carovana, goblin sono state annotate a nord-ovest dell'accampamento. Casello daziario, Njol, indica il territorio dell'estremo nord. Foresta, scorte, alleggia sopra una freccia che indica la foresta appena est dell'accampamento. Più sotto, a caratteri più piccoli, compare la scritta in mezzo all'alloro. Noi avevamo trovato uno scrigno nascosto, raccoglie. Comunque questa cosa è incredibile, è veramente incredibile. Scusa? Ok, fine della prima parte. Precolazione, ragazzi, fermi. No! Ma questa è una stanza del tesoro! Ma saranno 10.000 monete d'oro queste! Non me ne daranno mai così tante, ma... Aspetta, aspetta, Starion. Scassi. Dieci? Pensavo che fosse... Pensavo fosse molto più difficile, ma perché la serratura è semplice. Con te possiamo parlare 100%. Esatto. Diciamo, che fai, non brilli? And these things have stayed interesting. Starion. Li abbiamo ammazzati... Li abbiamo ammazzati tutti, quindi... So that's progress. 500. Amuleto dell'eletto di Selune. Sogno di Selune. Tocca un alleato per fargli recuperare punti ferita, ma potresti addormentarlo. Le gemme e le perle di questa collana sono avvolte da una tenue, da un tenue bagliore, come se riflettessero un'invisibile luce lunare. Ma che sta succedendo? Coraggio dello sfavorito. Mentre sei circondato da due o più nemici, ottieni vantaggio ai tiri per colpire in mischia. Tu. Quando scatti... Ho effettuato un'azione durante il combattimento, ottieni slancio per tre turni. Ma... Che scherzo. E scompaiono, no, vabbè. Però mi sembra che non bastasse solo il ferro infernale, vero? Serviva anche un altro posto per Dommun. Questa è la stessa mappa? Sì, è solo per salire. Ok. Io voglio poi provare subito ad andare senza far passare il tempo all'accampamento. Magari solo con Karlach. Non vorrei che se ne andassero. No, non penso ci sarà un evento così volgare. Perché boschetto. No, compagni. Un'amica infuocata. Eh no. Dovremmo cercarlo a Baldur's Gate e portare con noi anche il ferro. Ok. Va bene. Allora, qui dietro c'è qualcosa? No. Trono. Regards you lifelessly. Perché l'assoluta vuole i fuggitivi? Eternal glory. Ours. Non sa niente questo uomo. Questo goblin. Absolute. Esatto. Binds. Obedience. Ok.
Ok. È tutto distrutto qui. Si può considerare... Ah, possiamo liberare lui! Let's get going. You think this is funny? I'll be the one laughing when things turn ugly. Sono tutti morti. Watch your back. Vediamo che mi dice. Ecco. No one stopped me yet. Someone there. For a skeleton key. Ora voglio vedere. Potevo buttarlo di sotto, lo so, eh. Still breathing. Apri. Look at where the absolute love gone. Dead! Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways. Oh oh. Non brilla nemmeno. Mi dispiace. Io non ti avrei ucciso, ma... Io... Sorry. Mi dispiace. E ora che i goblin sono stati sconfitti, i tiefling potranno riprendere il cammino in sicurezza. Scopri chi è Maglubiet e fai uscire il suo sacerdote sano e salvo dalla cella. È uscito sano e sano dalla cella. Mi chiedo dove... Non c'è nessun... Oh no. È stato giustissimo. Giustissimo. Perfetto. Perfetto. Allora, ragazzi. Si sale. Vado a prendermi il cappuccino. Mi troverete tra un po' con un'energia completamente diversa. Ah, ah, non è proprio... Vabbè. Dobbiamo comunque fare un giro. E non c'è platforming, siamo al sicuro, quindi... Se scopriamo qualcosa, ben venga. Qualche segretino, per esempio. A posto. Quick save. A tra poco, ragazzi. Per voi sarà un... Sono anche montatore video, tra le altre cose. Ma nell'essere creativo, lo schiocco di dita per il cat è banale, eh? Molto banale. Ragazzi, pulito, profumato, cappuccinato e cibato. Voce più limpida, voglia di fare ugualmente in aumento esponenziale. Ogni volta che apro questo software, quest'opera. Perché lo è, cazzo. Bentornati, proseguiamo. È il continuo di uno stesso episodio. E che bello. Io... Quanto c'è ancora da fare? Perché ho una certa voglia di andare anche a fare altro, ma non voglio abbandonare nulla di quello che si può effettivamente rischiare di lasciare in sospeso all'interno dell'accampamento Goblin. Accampamento il quale sarebbe per altri titoli e altri progetti tranquillamente un'opera acquistabile a parte. Cioè, io non trovo minimamente impensabile immaginare una piccola espansione a pagamento risultare nel contenuto che ha questo accampamento dall'entrata all'esterno alla, diciamo, più profonda e angusta stanza del tesoro che si raggiunge qui. Sono giochi nel gioco questi dungeon, questi ambienti, queste interazioni, rapporti, opzioni. C'è talmente tanto. Ogni volta... Oh, ok, non ci siamo stati qua. Ogni volta che... questi sono piccoli tesori che sicuramente i goblin nascondevano per potersi arricchire in maniera egoista rispetto ai compagni. Let's have a look. Io sono veramente, ma veramente tanto, tanto, tanto sempre grato oltre che colpito, perché
all'interno di questo mercato vedere una cosa del genere. Qui c'eravamo stati, sì. Vedere una cosa del genere è veramente un momento storico. Un momento storico che spero che non... Di certo non può far... Ok. Di certo non può far tremare le fondamenta dell'industry, perché appunto non si può sperare di vedere una cosa del genere. Ok, eccone un'altra. In quanto, in parole povere, non ne varrà mai la pena. Loro sono stati anche molto fortunati, sono stati in grado di poterci lavorare in questo modo, ma allo stesso tempo hanno dimostrato qualcosa che tutti quelli che lavorano sotto il profilo finanziario più freddo di questo mondo meraviglioso ma con tante ombre avrebbero detto loro, avrebbero anticipato, avrebbero predetto, sbagliandosi, ossia che non ne sarebbe valsa la pena a livello monetario, che non avrebbero venduto abbastanza rispetto all'investimento, che senza microtransazioni non sarebbe... Bravo Mike, ormai stai agendo. Che poi tra l'altro, anche nei confronti di un possibile New Game Plus, usare gli shortcut per fare le mosse è veramente figo, eh. Ti rende tutto molto fluido. E sto straparlando perché voglio anche avanzare, voglio fare bene, ma non voglio neanche incastrarmi troppo. Vediamo un po'. Questo... Io adoro fare le foto. Questo è... sarebbe più bello avere un quadernino, ma ci sta. Ok, questi sono identici. Sono identici agli altri. No, non so se è parte della soluzione del puzzle o se in realtà... questa è già la soluzione. Potrebbe essere. Che poi... io stavo pensando di nuovo ai libri. Cioè io ogni tanto mi metto a riflettere su quello che stiamo leggendo di gameplay e quanto stupendo, veramente, questo cappello, stupendo sia avere la sensazione, per me, comprovata poi anche dai fatti fino ad ora, che ciò che leggiamo ha delle conseguenze sempre nette anche nelle interazioni di gameplay. Cioè, i personaggi come Catherick Thorm... i tre dei della morte, Jergal, Bane o Baal, uno era un demone, mi sembra, non posso anche intuirlo, in teoria Baal è il demone, Bane quindi sarà il dio della morte o comunque chi per lui, io li sto collezionando per questo. E poi c'era Mirkul credo. E loro avranno un ruolo sicuramente all'interno, non dico della storia come personaggi, perché però come entità, come influenza, come culto, come desideri, come conseguenze, io lo so, da qualche parte l'eredità di quelle ricerche, l'ambizione di quel Catherick, ci saranno queste cose, ci saranno qualcuno che prende, come il libro necromantico, poverina, tutta nuda, con le mutande da bardo. E l'adoro, questa cosa l'adoro, perché lo ripeto fino... influenza magica residua, piccolo bug grafico. Io lo voglio ripetere ormai per la settima volta praticamente. Io sono veramente, ma veramente colpito dall'idea che leggere questi libri sia così interessante e divertente. Pozione di guarigione? Non era un bug. Se tu lanci la pozione di guarigione, praticamente ti puoi... carino, puoi metterti una sorta di quasi trappola... guaritiva. Curatrice. Lui è sicuramente scappato, perché non abbiamo trovato il cadavere. No, non devi chiudere la porta, tranquillo. Qui abbiamo la strada ultima che faremo. Qua invece... questa era la sala, era lo studio di Minthara. Spero di non essere frettoloso e di non perdermi qualcosa. Il fatto è che sono anche consapevole che dovrò assolutamente rileggermi i dettagli per superare il puzzle se l'unita. Perché non si può fare di brute force. E... qui c'è la porta. A proposito di porta, io non vorrei perdermi possibili porte... provocano caricamenti adesso che ho risolto la possibile paura delle ostilità che avevo prima. Guarda che bello il castare luce, divertentissimo. Quindi, se io vado qua sopra... non dovremmo avere problemi. Cioè, non ci siamo persi niente. Corridoio crollato. Ah, c'era...
Guarda che bello come catta di frangente. Ma sapete che forse non sono soluzioni del puzzle, perché questa che mi dovrebbe significare? Mi sa niente. Corridoio crollato. Cosa? La tortura. Ah, questo ok. Ah, questa è la zona che avevamo raggiunto. Bene. Stiamo facendo ordine mentale adesso. Ottimo. Però io voglio l'Underdark. Questo è il buco nel cunicolo. E ci voglio provare, ma secondo me non... Secondo me l'Underdark da quel buco di cunicolo si può raggiungere solo in forma animale. Altrimenti è too much. Altrimenti è veramente too much. Però non mi costa nulla provare a fare un camuffare, perché... Allora, camuffare se stessi in D&D non è una metamorfosi. Qua viene considerata metamorfosi. Non dovrebbe permetterci di spostarci all'interno di buchi più piccoli, ok? Non dovrebbe essere permesso. Ma è una piccolezza. Hanno semplificato per dirti di aver bisogno di un incantesimo troppo forte. Vediamo. Camuffare se stessi. Halfling maschile, vai. Oh mio Dio. Sub, scusa, sei diventato cicciottino. I'm way too big. Ma sì, devi essere. E dov'è che conduce? No one stopped me yet. Scusa, Shadowheart, tu hai bisogno o di un mega respec o di rispetto da parte. Oh, sono buffissimo. No, no, lascia stare. O di rispetto da parte mia come personaggio, quindi con un setup diverso, oppure di un lavoro un po' diverso. Proprio come. I was hoping you'd come to chat. What do you need, if you're sure? Che poi tra l'altro siamo ancora con la passiva dei danni non letali. No, no. Gli altri goblin devono implodere. Gale. How can I help? Unisciti a me. Andiamo. Ti prego, appari dove dico io. Bravissimo. Senti, mi puoi rendere gas? Grazie. Looking ahead. Ha funzionato. Ah, questo è il passo montano. Ma io posso scalare all'infinito in forma gas. Ah, qui c'è un... Qua c'è una... Ma sono invisibili o posso farci qualcosa? Tipo, se io faccio... Scava. Oddio, puoi farlo. Raga. Cioè, io voglio la fan art della nuvoletta Sabaku che... Ah, guarda un po'. Però io posso volare, no? Non è vero! Sono gas! Ah, ok! Funziona così! Tu puoi volare in qualunque direzione. Ammazza. Porca miseria, ragazzi. Quindi è così che funziona volare. Quindi avrei dovuto usare molto di più il volo con le armi spirituali. Avevo frainteso. Io sono abituato ai RTS a tre assi. Invece qui è proprio una questione di mancanza di qualunque ostacolo, ma senza decidere te l'altezza. Lo fa lui. Hai capito te.
Vabbè, state separati un momento. Io a questo punto sono stato qui attraverso le Underdark. Senti, Sab, mi fai un'esplorazione? Cioè, finché hai questo potenziamento, ma rompi tutto. Ma goditela. Cioè, è l'occasione d'oro. Qui c'è il topino. Questo abbiamo fatto la foto. Entrata della grotta la conosciamo. È qua sotto. Quindi qui abbiamo, in questa porta, la prigione. Abbiamo finito. Non c'è altro. Non c'è davvero altro. È arrivato qui il momento di risolvere il puzzle. Dovrò rileggere cose per farlo? Vediamo. Perché questa è una cosa che arriva quasi in ordine opposto rispetto a tanti, presumo. Comunque, ragazzi, vi rendete conto della forma gassosa quanto è potente? Cioè, non ha senso la forma gassosa. Freccia della trasposizione. Teletrasportati ovunque questa freccia colpisca. Posso vederla? Che figata! Non posso avere un achievement per averla trovata, è bellissima. Eccoci qua. E... fatemi vedere... le foto. Nelle foto... qui verso... allora, questo è nord. Al nord c'è la luce, a sud c'è il buio, a sinistra e destra fasi mezzane. Quindi mi sa che devo leggere, perché questa cosa non si riesce a duplicare nel... Avete tutti avuto successo su indagare? Sì, d'accordo, si può giocare, ma era ovvio che si potesse... era abbastanza scontato che potessimo... metterci a... senti, ma la tua forma gassosa come... ma io posso rimuovere dal gruppo me stesso? Ah, in quel modo. Gale? Hai concentrazione? Ah, ok, concentrazione, vai. Piatto d'argento. Cosino. Tocca leggere, perché toccare, cioè mettersi qua a smanettare con una trappola forse serunita mi ispira molto poco. Che succede, Astarion? Cosa state percependo? Ditemi. Sono anche ingombrato. Siete veramente scarsi. Siete veramente scarsi. No, eh? Va bene. Adesso. Guardate, ragazzi, vado da solo. Vado da solo all'accampamento. Vado nella... nel caoticissimo forziere. No, non è qua, è dall'altra parte. E devo guardarmi un secondo i libri. O comunque i testi. C'è qualcosa che mi aiuterà certamente a... allora, posso ampliare questa... io posso ampliare questa cosa? Grazie. Tipo, più recente. Allora. È sicuramente prima che io abbia messo in ordine. Quindi, madonna, che bordello. Qua devo metterci bene. Ok, acceleriamo. Adesso qua mi devo fare un po' di lavoro. Perché devo trovarlo. Ci penso io. Lo troverò. L'avevo raccolto. Madonna. Era nella sua stanza da letto. L'avevo solo letto. Molte pagine di questo vecchio diario sono state frettolosamente strappate. Mi ero messo a cercare Selu. Selun. Stavo cercando... stavo per prendermi tutti i libri
E così i cerchi interconnessi porteranno le lune piene a combaciare con le stelle, scagliando l'oscurità nell'abisso a cui appartiene. Quel baratro fino all'Underdark rimarrà sigillato. Il processo non è infallibile per un estraneo, quindi è un puzzle semplice, ma ho dovuto sacrificare la complessità a favore della resilienza materiale. Mi sono sempre chiesta perché se Luna abbia scelto tra coloro che dimoravano nella Casa delle Meraviglie per servire la persona. Forse questa era la ragione. E così i cerchi interconnessi porteranno le lune piene a combaciare con le stelle, scagliando l'oscurità nell'abisso a cui appartiene. Forse l'ho letto perché era vivo l'ogre! Perché io ricordavo che avevo letto queste parole, ma l'ultima parte mi è anche quasi nuova. Forse perché ero teso, forse perché volevo uccidere, volevo lutare. La luce della luna... Ok. La luce della luna... A combaciare con le stelle, scagliando l'oscurità nell'abisso a cui appartiene. Ok. Facile. Qual è il sopra e qual è il sotto? Luce. Oscurità. Nord. Luce. Qual è il dritto e qual è il sopra? Scusate. Allora, immagino che la luce sia verso Selun e l'oscurità sia verso il cesso dietro. Non lo so. Io spero che il nord sia... Vediamo. Quindi devo mettere... Devo mettere la luce sopra e l'oscurità sotto. Ok. Merda, lì è facile. Ah, perché gira tutto. Ok. Luce sopra, oscurità sotto, tutta l'oscurità. Quindi io faccio questo, questo, questo. This goes very far down. We'll have to go in to see the bottom. Poteva andare molto male. Risolvi il rompicapo lunare che blocca l'accesso all'Underdark. Andiamo. Abbiamo scoperto un ascensore a Greenforge che può avvicinare le torri... No, è questo. Trovare il canto notturno. Il punto che collegava l'Underdark al Tempio Sherita è stato distrutto. Eh sì. Abbiamo trovato un libro che parlava di un Tempio Sherita. È nascosto nel sottosuolo. Nulla di nuovo. Cioè, alla fine, l'aggiornamento è che abbiamo risolto... Vagamente... ma adesso abbiamo fatto. Perché qua... È qua dove siamo sempre stati. Ma il canto notturno non è raggiungibile qua, Ok. Ok. Figo. Era uno dei tanti modi in cui poter raggiungere. Ho perso un sacco di tempo. Ho perso veramente un sacco di tempo anche della registrazione a cercare quel documento, perché ero convinto di averlo raccolto. Mamma mia, c'è da segnarsi queste cose. Se escono fuori altri puzzle, così alla Dungeon Crawl, Legend of Grimrock, eccetera, io devo assolutamente scrivermele, perché se no è la fine. E allora scusate, fermi. È fatta? È fatta? No! Non è fatta! Fermi, non è fatta! Devono morire gli altri goblin. Era quasi fatta. Ok. Dobbiamo uccidere gli ultimi goblin. Non li lascio in vita. Nessuno deve poter raccontare niente, a parte i bambini. Solo i bambini. Solo i bambini. Careful, I might. Go.
ti preoccupa. Guarda, facciamo così. Ok. Ho svantaggio perché... Ah, è oltre la gittata standard, aspetta. Non può avere svantaggio contro il bersaglio. Anche se sono nascosto, perché sono sotto? Oltre la gittata standard, ok. Sono così visibile? Siete dei polli. Chi è in combat? Hanno tirato iniziativa per chi? Ah, sono tutti in combat tranne me! Va bene. 94, fermi. Passiva. Tutto per tutto. 75. Let's go. Nrog. Molto bene. Poi. Senti, questo ha 15 HP. Ti va di... Niente, non ne vale veramente la pena. Trucchetto. Ignis! E dove sono gli altri? Oh, ma salve! Mi ricordavo di voi. Oh, siete in 4? Ok. Guarda. Vai, buttati nella mischia. Qua sotto. No, mettiti... Mettiti al centro. Una bella palla di fuoco. Ma avranno gli archi questi. Vabbè. Ma ragazzi, sono... Ti preoccupa, ti preoccupa. Va tutto bene. Siamo qua a giocare. Tocca a voi. Bravi. No, non scende. Otto danni? Notevole. Sono tanti. Sono tanti otto danni. Uè. Come va? E l'attacco extra che ho... Ah, è anche a distanza, esatto. Vai, vai, mena, mena. Ci ho provato. Vai, vai. Ti preoccupa. Sti goblin, che devono fare, bracci? Ho sbagliato. Ho sbagliato tutto. Lesel. No, scusa, tu sei... Vieni. Tanto abbiamo capito che... Non è che possono fare granché. Percorso interrotto. Movimento non sufficiente. E passa il turno, che ti frega. Vai. Ti preoccupa. Insisti, prima o poi muore. Non sono veri combattimenti questi, sono... Tipo... Aggressioni. Ecco qua. Vai. Bravo, bravo. Bravo, mamma mia, forte, eh. Ciao. Sorpresa. Sorpresa 2. Mi prendo lo scrigno, grazie. Due torce, vabbè. Devo farne meno. E ora tu attacca in maniera cattiva. A posto. Gale. Incassi uno di terzo? Che ne pensi? A posto. C'è qualcosa da fare qua? Qualche scrignetto? C'è da lootare loro? Mamma mia, li ho distrutti. Usciamo. Scusate, ma... Scusate, ma... Ci mancano gli ultimi goblin all'accampamento. La prima guardia. Eccoli. Ah, pure con i warg. Sono ostili? Sono molto ostili. Sono molto arrabbiati. Sono arrabbiatissimi. Guardali, guardali, guardali. Guarda come sono arrabbiati.
Quindi un vero scontro? Incredibile. Non l'avrei mai detto. Certo, si fa per dire, perché alla fine... Let's go. Era 50-50. Guarda. Facciamo così. Eccoci. Mi ha colpito? Incredibile. Gale, amico mio. Gale, tu ce la fai a fare una palla di fuoco? Ah, ho cassato di terzo. Che pollo. Può essere lasciato solo al di fuori del combattimento. Sì, ammetto che sono stato sciocco a consumare. Eccoci qua. Punto. Vai. Hai ragione anche te. Bell'uno. Caduto. Ragazzi, il vostro accampamento è svuotato. Cioè, non esiste più niente. Bell'uno anche te. Senti, che vogliamo fare? Movimento non sufficiente. Ecco il tuo movimento. Ehi là. Ammazza mostri, madonna mia. Non lo so, fatevi un paio di conti. Mi fa troppo ridere sta cosa. Astarion, tocca a te? Ok. Vai. Uno, va bene. Ti preoccupare, Astarion, stiamo giocando. Non stiamo almeno facendo le... E fuoco fu! Vero. Ah, è pure caduta quella! Adoro! 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 Gale, senti, vai! Boom, Ignis! Ah, c'è ancora qualcuno di vivo! Dovrebbe scappare! Oddio, pure lui, tesoro! Bella la scia alta, vero? No! No, 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 no! Bel attacco di opportunità. No, 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 no. Nessun allarme. Nessun allarme. Capito? Nessuno. Nessuno. Mai. E mai più. Lo so. Avrei dovuto decisamente... cambiare l'arma, ma... Excellent. And these things have stayed interesting. Lo hanno fatto, lo hanno fatto. Inseguici Rindol. Combattente. Belle cose, ma dobbiamo assolutamente... Cioè, per il prossimo episodio avrò rimesso in ordine e probabilmente anche... ingombrato, ovviamente, perché abbiamo fatto un macello più recente. Tutta sta roba va totalmente messa via, Totalmente messa via. Eccoci qua. È arrivato il momento, dopo tanto tempo. Adesso si va a Nanna. Adesso si va a Nanna. Finalmente. E poi mettiamo tutto in ordine. Il girino?
heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. The world swims as you close, then reopen your eyes. How long have you been waiting here? A moment? A night? A 10 day? Una decade e 10 day. Cosa, scusa? Ah, pensa che io stia... Chukil gate vlaketh mazathok! Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Per il tuo comportamento. Capisco cosa stai facendo, ma dopo tutto quello che abbiamo passato e tutto ciò che abbiamo affrontato, è veramente sciocco mandare questo messaggio con una lama alla gola. Puoi farlo in maniera meno infantile. Certo, ho un sacco di vantaggi perché lei non vuole farlo. Non fare, non essere stupida. Figurati. Ok. Bah, I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. No. Finiremo noi te. Io comprendo molto ciò che dice, ma... Scusa? È una delle prescelte o è l'assoluta? I came just in time. You are transforming. Oddio, è... È Shenya! Oh mio Dio, ma tipo al 50° episodio è apparsa! Ho i brividi! Conosco la tua voce. Custode. Yes, you have. I saved you before. È l'incantesimo! Lei che mi ha salvato da terra? And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. È incredibilmente invitante, ma la nostra esistenza, l'esistenza di questi girini, è un piano. È un piano di qualcuno che potrebbe voler distruggere gli Illithid o peggio. Ma questo amore, questa fiducia. Non riconosco nessun simbolo. L'oro è molto, molto pacifico, ma mi alzerò da solo. Non esageriamo. Independent. Good. Ah. We haven't much time, so listen closely. Cosa?
There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Questo è in parte vero, lo so. Xabaku almeno pensa che sia vero. Cosa diamine? Non sei un'illusione, vero? Sei davvero un essere elfico? O... cosa? A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. You'll feel better. I promise. Potevo farlo anche prima, caro il mio tutorial. Ora puoi consumare i parassiti Mind Flayer dal tuo inventario per sbloccare nuovi poteri Illithid. Puoi trovare i parassiti in tutto il mondo, anche nei cadaveri infetti. Dolce tutorial, stupenda. Volo, ciao! Stupenda, pacifica, femminea figura. No, non lo farò affatto. Non consumerò il potere Illithid. Non... il destino del Faerun? Quello era il piano astrale. Ed entità... incorpore si stavano disintegrando a distanza. È un altro che livello 12. Oh mio Dio. Che figata! Metterò in ordine l'inventario. Vi prometto che ne parliamo nella prossima introduzione. Ho tanto da dire. E neanche troppo su cui riflettere. Non troppo su cui riflettere. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. No, 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 ho fatto solo un doppio clic. Already know how. You are not ready. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you. Ho fatto un doppio clic per c'è. Con calma, eh? Broken moon lantern catches your oh Madonna, sto facendo. Con calma. Cioè, ok. I doppi clic, eh? Quindi non lo fa con tutto. Ok. Cutscene su cutscene su cutscene. Ok. Ragazzi, è pericoloso stare qua. Io devo mettere in ordine l'inventario e non attivare oggetti o artefatti, ok? È incredibile, non me l'aspettavo. È stato bellissimo. Alla faccia appunto della main quest. Siamo decisamente in main quest qui. Alla prossima. Alla prossima.